C'è ancora tempo fino al 21 gennaio per visitare a Russi la 21esima edizione della mostra concorso Libri mai visti nell'ex chiesa in Albis, nella centralissima Piazza Farini. Il concorso, ideato dall'associazione culturale Bacca, Vari Cervelli Associati, è destinato a prototipi di libri realizzati a mano, mai editi, presentati in pubblico o recensiti. Nata sul finire del secolo scorso per contrastare la convinzione della morte certa del libro con l'arrivo di internet, la manifestazione è sempre voluta restare più che altro un gioco per persone intelligenti e creative, come lo hanno definito gli stessi organizzatori, che negli anni ha sempre fatto divertire grandi e piccoli. Quest'anno, oltre alla nutrita schiera di libri sfogliabili dai visitatori, è stata aperta anche una sezione del concorso dedicata ai libri tradizionali stampati su carte pregiate con testi poetici. A partecipare ogni anno sono xilografi, stampatori classici, incisori o anche aspiranti creatori di libri provenienti da tutto il mondo, di qualsiasi età, a partire dai 16 anni. Libri unici che non si troveranno in nessuna libreria tradizionale o digitale, realizzati in pochissime copie per dare vita ad una sorta di festival dei sensi. Fra i manufatti in esposizione si possono trovare classici rielaborati, libri costruiti come fossero grandi classici, lunghi testi scritti o semplicemente libri costituiti da immagini, tipografia mobile, libri che giocano col tatto e con l'olfatto, lavori ricamati di grandi dimensioni o minuscoli, libri realizzati non per rilassare il proprio lettore ma per stupirlo. Quest'anno, inoltre, a 20 anni dalla prima edizione, i libri premiati a partire dal 1995 sono stati raccolti in una seconda mostra in esposizione fino al 31 gennaio nel piano nobile di Palazzo Rasponi a Ravenna. Un confronto, un best-of voluto dall'associazione Bacca per sottolineare come, fra l'altro, la manifestazione sia stata nel tempo trampolino di lancio per molti giovani creativi o per tante persone che non avevano mai osato presentare le loro opere. Opere che negli anni hanno catturato anche l'attenzione internazionale con esposizioni che si sono tenute a Parigi e a New York.